fatto storico, irripetibile, in nessun paese al mondo c'è stato un boom così. La mafia capitale, i soldi li faceva sugli ultimi, rom e rifugiati. Adesso sto fatto che se mi svaligi a casa un rom tutti gli demandano a contro, poi quando è in italiano, vabbè, sto pure zitto sul fatto che è italiano. Il sistema semplicissimo, corrompere politici e funzionari e in cambio ottenere appalti e lavori. Che loro mangiavano non solo di noi, anche sulla pelle dei nostri figli. I soldi servivano qua per le case popolari, loro hanno speso in questo campo, in questo ghetto. Basta i campi, in tutta Europa non ci sono più i campi. Basta i campi, in tutta Europa non ci sono più i campi. La comunità europea ha mandato un sacco di soldi di sistemare i rom. Mi dissero no, non è possibile fare una cosa così perché in Italia non ci crederebbero mai, poi comincerebbero a litigare. Questa è la Tonia, è una signora di 73 anni, sta vivendo là. Questo campo è una discarica, le fogne sono spaccate, questi contani erano 10 anni, non si può più vivere dentro i campi. Basta i campi, non ci sta l'acqua, guarda. Non c'è neanche la corrente. Io non lavoro, qualche volta va mia moglie a fare la mosina, andiamo a raccogliere su cassonette il ferro. Da quando è nato il campo, la spesa per ogni famiglia rom è stata di 270.000 euro, finiti ad associazioni e cooperative. Loro che hanno fatto? Tutti se li sono messi in cassaforte. Basta i campi, in tutta Europa non ci sono più i campi. Guerrieri, giochiamo a fare la guerra? Guerrieri, adesso vi rompiamo il cranio. Siete tutti armati, vero? Sì, tutti. E allora seguitemi. Li aspettiamo alla spiaggia, ok? Noi siamo pronti. E tu? Da dove viene? Dall'Afghanistan. Secondo me nessuno deve essere lasciato dietro. Né italiani, bravo, né rom, né africani, né qualsiasi tipo di persona. Lo volete capire o no? Il nemico non è chi fugge, ma chi costringe a fuggire. Il nemico non è il migrante, che è anzi un nostro amico con cui dobbiamo cercare di stringere rapporti di solidarietà conflittuali contro il potere. Ma a voi danno dei soldi, qualcosa? Sì, 45 euro al mese. Al mese, sì. Allora, quando io arrivai in Italia, facevano i quiz dove regalavano le cravatte. Noi vi danno da mangiare, vi danno i servizi. Mangiare danno, però non è buono, ti danno. Non è buono? No, sì, la buttiamo noi. Ah, voi non buttate il cibo che no, mi danno? No, non ci stavo buono, sì. Io sono incazzato, non perché il piatto fa schifo, perché tu hai sprecato lo spazio di qualcuno che poteva venire qui e veramente dare del meglio. Come mangi? Quello è veramente che ti mangi per un mese. Dopo di un mese muri, quelle si mangi, senza olio, senza pomodoro. Senza olio, solo bollita la pasta. Bollita. Ti do una valutazione, questo piatto sembra come un pezzo di merda. Fornaio, come è venuto il pane oggi? È una merda.